Per anni mi sono chiesto quale fosse la risposta esatta, quella risposta che ti fa vincere un concorso, passare ad un esame o ad un colloquio di lavoro. Ma cercare la risposta esatta significa anche escludere altre strade, magari sbagliate o piene di errori. Nella ricerca ho tuttavia scoperto che non esiste la risposta esatta, che di risposte ce ne sono tante e che le soluzioni spesso passano da altre vie. A volte le risposte giuste sono dove non osiamo guardare. Forse è per questo che mi sono più simpatiche le domande. Domande che farò a varie persone in modo più intimo, più personale. Il silenzio, il respiro, cosa sono per te? Come si fa ad essere gioiosi? Che cos'è la felicità per te? Perché Papa Francesco ha sentito il bisogno di scrivere l'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune? Abate Bernardo dell'Abbazia di San Miniato. Padre Bernardo, al secolo Francesco Maria Gianni, è abate della comunità monastica di San Miniato al Monte dal maggio 2009. Un dubbio, che differenza c'è fra abate, monaco, frate? L'abate è il padre di una comunità di monaci, i quali si distinguono dai frati perché il monastero si conduce una vita monastica caratterizzata da una sostanziale, diciamo, fedeltà al luogo claustrale dove si prega, si lavora e si vive insieme accogliendo le persone. Viceversa, nelle fraternità diciamo degli ordini mendicanti, quindi francescani, domenicani, eccetera, questa dimensione comunitaria e comunque di preghiera viene, per così dire, interrotta e arricchita dall'uscita dal convento stesso per la predicazione, l'apostolato, eccetera. Quindi il nostro è un apostolato piuttosto ricettivo, quello dei frati è un apostolato, direbbe Papa Francesco, in uscita.
prima aveva il suo mulino, i suoi canti, i suoi tappeti, ma nell'Ottocento, durante la nostra assenza, è diventato una necropoli, per cui abbiamo riconquistato questo mese. Questo mi piace tanto, è un glicine, fiorisce se non lo domini. Arriva fino al campanile. Vabbè, è un sistema zero, quando fiorisce è uno spettacolo. Davvero, guarda che bellezza. Mi piace avere questo giardinetto, quindi, per esempio, ogni volta mangiamo all'aperto. E cosa di meglio che interrogare un cipresso che si radica in un terreno per suggerne tutta una linfa che esprime molto bene tutto quello che stratificamente ci precede. Certo. E nello stesso tempo però l'obbedienza del cipresso al vento, alla forza dello spirito e quindi anche tracciare inedite traiettorie verso il cielo, ecco, quindi verso il futuro. Socchiude gli occhi mentre richiama alla memoria frammenti del passato. Proprio lui che ha voluto coniare l'espressione il futuro del futuro per reagire a questo momento di particolare afflizione e sgomento, in cui parlare di futuro appare insufficiente. E allora occorre andare oltre. Quanto è importante la nostra ricerca, come dire, spirituale per arrivare a apprezzare l'ambiente che ci circonda? Beh, sono due ricerche che si integrano e si arricchiscono a vicenda, perché a Dio, o quantomeno al mistero di una presenza che ci trascende, ci supera, una presenza che è eccedenza, arriviamo senz'altro anche attraverso la bellezza, quindi la bellezza del creato, e quindi è un ruolo essenziale una lettura della creazione capace di stupore, ma anche capace di rendersi conto che tutto, in una prospettiva di fede, è dono. Anche appunto la fioritura di un'aiuola, anche il profumo di una rosa, anche queste siepi di cipresso che fanno da sipario a questa certo. Conversazione. E d'altra parte è proprio credendo in una eccedenza che ci fa dono di tutto questo mistero e di tutta questa bellezza che scaturisce una cura nei loro riguardi, perché come sempre deve accadere quando si riceve un dono, hai la responsabilità di custodirlo, di certo. Valorizzarlo. Ecco. Quindi direi che queste due prospettive si incontrano e si incontrano appunto risvegliando, come dire, la ricerca dell'invisibile attraverso il visibile e del visibile attraverso l'invisibile. Avrebbe voluto fare l'archeologo, il giovane Francesco. Diceva di sé: mi piaceva l'idea di razzolare nel passato alla ricerca di tracce di vita e bellezza sepolte dall'oblio. Un viaggio nella memoria e nella storia che mi ha sempre affascinato. Anche nella vita monastica sono entrato con cuore di archeologo, attento alle sedimentazioni del passato, ma fare il monaco ha il vantaggio di potersi proiettare in avanti. La vocazione dell'esistenza è l'amore, perché solo la bellezza desta l'amore, non l'obbligo, non la legge, nemmeno la morale. E quindi, diciamo, questa prospettiva ci dovrebbe far diventare tutti uomini e donne più libere, e proprio per questo più attenti.
Secondo te qual è il giusto rapporto con il silenzio? Come si riesce a far capire quanto è importante un silenzio, per esempio, a un adolescente? Invitandolo alla vera ragione del silenzio. La vera ragione del silenzio non è diciamo, l'assolutezza di una non comunicazione, anzi in questa prospettiva varrà sempre ricordare la nota provocazione del musicista John Cage, il quale 4:33, no? sosteneva che il silenzio non esiste. Esiste invece una prossimità al silenzio funzionale ad un'esperienza radicale di ascolto, che inizia a essere anche l'ascolto di ciò che spesso ignoriamo, avere un suo ritmo, un suo palpito, una sua melodia, quindi il nostro cuore, il nostro respiro, senza andare quindi troppo lontano da noi stessi. Già il nostro corpo è un meraviglioso strumento musicale, e se attraverso il rischio del vuoto che il silenzio genera e a cui ti espone, inizia ad assaporare quasi come fossero musica tanti apparenti singoli rumori che però se trovano un cuore attento al mistero della realtà e disponibile ad un ascolto creativo, possono diventare veramente frammenti di materiali sonori che, come è successo nella Sinfonia di Luciano Berio, diventano veramente musica nella musica. Ecco, anche il motore che si è acceso poco fa, certo. Non parliamo del suono dei nostri amici vegetali al vento e le campane, ma anche il traffico di Firenze. Io mi diverto appunto anche con tanti ragazzi quando ci incontriamo nella sala della foresteria che guarda Firenze. Guardando soltanto il cielo di questa città, ignorando che c'è tutta una stesura di strade, case, palazzi e via, sembra in lontananza il suono del mare, è come un'onda. E, ecco, questa risignificazione della realtà credo sia una rivincita della fantasia e della libertà con la quale stupirci di quanto ci circonda, tornare a stupirci di quanto ci circonda e fare in modo che questa intensità estetica abiti tutta la realtà. Bernardo, uomo di grande cultura, oltre che di profonda spiritualità, è anche un monaco social, seguitissimo sui principali network. Questi giovani, magari effettivamente, soprattutto da un luogo di questo tipo, votato anche ad un certo raccoglimento e quindi maggiormente all'accoglienza, li puoi raggiungere abitando i loro luoghi virtuali di incontro, di presenza, però portandoci, si direbbe, un'anima e quindi preparandoli a salire quassù e a verificare come tutto quello che in fondo gli hai provato a raccontare attraverso le immagini, le parole, sono sensazioni che non solo non verranno smentite dalla bellezza di questo luogo, ma addirittura intensificate in una ritrovata esperienza di veracità, ecco, che forse è la parola giusta per compensare e integrare la virtualità nella quale tutti noi, non solo loro, corriamo il rischio di vivere. Ecco. E in questo senso, indubbiamente, l'apporto del mondo della botanica è essenziale. Ecco. Cioè, un conto è ridurre questo sipario di cipressa a scenografia, un conto è coglierne la delicatezza, la bellezza, l'eventuale minaccia patologica, che nel caso dei cipressi è esemplare di un rapporto con la creazione
sempre esposto anche al rischio della fine, e d'altra parte questo non sorprende, perché comunque tutta questa bellezza serve a custodire la memoria. Siamo anche in una meravigliosa necropoli ottocentesca, ma anche e soprattutto ad alimentare la speranza. C'è in questo momento storico una, come dire, ricorrente ansia che ti viene manifestata dalle persone che si avvicinano a voi, a te in particolar modo, che ravvisi come, come dire, un male di questo nostro tempo? No, sicuramente il paesaggio antropologico è cambiato, è un paesaggio segnato da molta più penombra, paura e disorientamento. Paradossalmente la lunga degenza nelle nostre case nel tempo della quarantena ci ha costretto a posture dove eravamo quasi rannicchiati, ecco. Tornare ad abitare gli spazi non è facile, e quindi ci portiamo ancora dietro questa cortina autoprotettiva che da un lato ignoriamo in queste osmosi di folla, di piazza, fin troppo rischiose, dall'altra invece effettivamente resiste intorno al nostro cuore una sorta davvero di sponda, di argine, di diaframma, che però ci impedisce di schiuderci, ecco, a quell'orientamento che il mistero della realtà offre, se la sappiamo anzitutto ascoltare, contemplare, guardare, ecco. Quindi si tratta davvero di riscoprire che abbiamo in dotazione alcune bussole, e queste bussole però vanno adoperate uscendo, ecco, da campi magnetici che noi artificiosamente costruiamo, frequentiamo, come al solito per la grande paura della navigazione in mare aperto, ecco, che invece dovremmo scoprire come vera cifra dell'uomo e della donna di ogni tempo. Nel momento di uscita di Laudato Si di Papa Francesco, questo richiama la conversione ecologica fatta da un Papa. Come dire, ha sorpreso oppure era arrivato veramente il bisogno di scrivere anche una lettera enciclica di questo tipo? Devo dire che ha sorpreso i cosiddetti media, i quali generalmente, per le regole della velocità e dell'approssimazione che governano tutta la nostra vita, anche la mia, giustamente o meno, non danno troppa importanza a quella che invece è qualcosa che le piante ci insegnano, no? Cioè l'evoluzione lenta ma reale dei loro organismi. Il tema della custodia del creato è un tema che attraversa la consapevolezza, direi biblica, della profezia della Chiesa, perché ci riporta a quello di cui parlavamo all'inizio, cioè che tutto è dono, ed essendo tutto dono tu hai anche la consapevolezza che non possiedi quello che ti è stato donato. Certo. Ma anzi lo devi restituire, e restituirlo meglio di come lo hai ricevuto, se possibile. Quindi questa prospettiva con la quale di fatto si inizia la creazione in Genesi ritma, per esempio, la nostra settimana benedettina da mille anni, nella tradizione monastica da 1500 anni, perché San Benedetto ci dice di usare le cose nella settimana dei nostri servizi, in cucina, nell'orto, eccetera, e di restituirle e consegnarle a chi viene dopo di te in quel servizio, rimesse a nuovo. Quindi già questo ritmo di riconsegna inscrive nella settimana, che per noi nell'orizzonte biblico è la vera unità di misura del tempo, una prospettiva per la quale le cose non le puoi e non le devi sciupare, logorare, sfruttare e abusare. E questo vale per il filo d'erba, come per il secchio d'acqua, come dice San Benedetto, i vasi sacri dell'altare, gli utensili dell'officina del monastero. Quindi tutto diventa
oggetto di gratitudine, di cura, di stupore e di responsabilità per te e soprattutto per chi verrà dopo di te. Te ce l'hai una tua pianta preferita che magari ti ricorda l'infanzia oppure... Beh, una l'ho scelta come scenografia di questa chiacchierata e ce l'ho alle mie spalle, sono i cipressi. L'altra non c'è, ma è come se ci fosse, non può che essere l'ulivo. Noi siamo monaci benedettini di Monte Oliveto, quindi insomma tutto chiaro, però anche la piena toscanità, certo, l'olivo, quindi siamo salda la terra santa con la nostra Toscana, con un albero che fa frutto, che nutre, che cura e che anche ci fa sognare possibile la pace. Ecco, concludendo, quasi un messaggio di questo nostro piacevole incontro. Ma è quello che ho letto in una cava abbandonata qualche giorno fa sulle Alpi Apuane. Se cogli un fiore, piantane altri 100.